¿A qué está succedendo? A las personas que les toca ir mañana a la carretera, vamos a seguir pasando los nombres una vez más. Son la siguiente: Abel Vicente Tomás, Sergio Mejía Rodríguez, Custodio Martín. Ciao ragazzi. Reynoso López, Ambrosio Chávez Méndez, Freddy No ragazzi, vi traduco un po' quello che ha detto. In pratica, per fortuna non ha fatto i nostri nomi. Un tizio col megafono qui nel villaggio in cui siamo ha appena annunciato alle persone che domani devono andare a lavorare per creare la nuova strada per arrivare a questo villaggio sulla quale noi ci siamo mica incagliati proprio oggi. Infatti lavori in corso in questo pueblo. Eccolo il villaggio ragazzi, ed ecco il parcheggio in cui siamo oggi, i ragazzi che giocano. E niente, noi adesso ce ne andiamo a dormire, tra un po' ceniamo e poi domani si va alla cascata, che è il motivo per cui abbiamo rischiato di rovinarci il van. Comunque Serena non vuole farsi riprendere perché c'ha questi herpes e non vuole farsi vedere. Wow, le donne, vale a capire. Eccola lì, però niente, non si può vedere. Io ho paura, non posso. È stato il trekking che mi ha fatto questo effetto. Ragazzi, c'è anche la banda. Dal villaggio di Bo, come si chiama sto villaggio? Non lo sappiamo. Il villaggio è difficile arrivarci, è tutto. Ci vediamo domani mattina. Buongiorno, è arrivato il sole finalmente. Guardate, si vede anche la cima del vulcano Tahumulco a 4000 metri. Stavo facendo un po' il controllo del van. E diciamo che sta bene. Non sembrano esserci problemi dopo quello che è successo ieri. Le gomme sembrano un po' sbruciacchiate, però stanno bene. Vabbè, noi ci prepariamo adesso perché abbiamo un trekking da fare per vedere un posto pazzesco. Stanotte non abbiamo dormito un granché perché praticamente siamo al parcheggio dove i pulmini diciamo avvisano la gente per la loro partenza, suonando il clacson tutto il tempo, quindi dalle 4 abbiamo cominciato a sentire il clacson, non abbiamo dormito un granché. Adesso ci prepariamo e niente, questo è lo spettacolo, siamo abbastanza in alto. Io sono di nuovo quasi presentabile, finalmente mi stanno andando via questi herpes maledetti e adesso iniziamo la camminata per andare a vedere questa cascata stupenda, la cascata dell'uguaglianza in italiano. Questo è l'inizio del sentiero. Ciao gallo. Mi fanno ancora male le unghie dei piedi. Stai comoda? Biglietti presi. Qua Serena mi sa che si perderà via un po'. Ciao. Hola. Hola. Noi cammina. Belli. Ciao. Ma quanto siete belli. Ciao. È pieno di piantagioni di caffè, guardatelo, deve ancora maturare. C'è gente che già lo sta raccogliendo perché è una pianta che ha bisogno di un'attenzione particolare. Questo è il sentiero già in discesa e i piedi cominciano a fare già male. Sere. Già ci siamo rimessi in discussione, insomma. Ragazzi, una farfalla trasparente. Questa ci mancava. Un muro impenetrabile di vegetazione. E già si sente il rumore dell'acqua lì giù. Vediamo, vediamo. Troppo curiosi, troppo curiosi.
Ma ragazzi, che albero strano è questo? Solo tronco per 40 metri e poi una piccola chioma là in cima. Eccola! Che ne pensi? Bellissima, impressionante, caspita! Adesso ci buttiamo subito! Questa cascata è alta ben 186 metri, è forse la più alta del Guatemala. Wow! Dopo il bagno congelato nella cascata siamo finalmente arrivati alle piscine termali. L'acqua viene direttamente dal vulcano Tayumulco, che è un vulcano altissimo che è qua vicino, e adesso noi ci buttiamo e ci facciamo un bel bagno caldo. Ragazzi, guardate che spettacolo! L'acqua calda e l'acqua fredda che si uniscono in questa vasca. Adesso noi ci buttiamo e ci riscaldiamo un po'. Maledetto. Ragazzi, se venite in questo posto alla chiesetta, non andate a destra ma andate a sinistra. Qua stanno facendo seccare il caffè, i frutti che abbiamo visto prima, e praticamente ogni casa lo mette al sole, che adesso non c'è. Bene, stiamo rientrando, anche questo giro è finito, siamo usciti dallo sterrato pesante. Sto gonfiando le ruote di nuovo. Siamo tornati indietro all'Antigua dopo tutte le cose che abbiamo fatto in Huehuetenango e in Quetzaltenango. Siamo veramente soddisfatti di tutto ciò che abbiamo visto e della cultura che abbiamo appreso, delle persone che abbiamo conosciuto. Abbiamo potuto constatare che è un popolo grandioso, pieno di cose che ci sono state insegnate e che porteremo nel cuore. Tante emozioni come la salita al vulcano,
le rovine di Tikal, le cascate. Sono gli ultimi giorni qui ad Antigua, sarà difficile lasciarla perché dovevamo stare in Guatemala 2 settimane o 3, siamo stati più di 1 mese e mezzo, quindi è giunto il tempo, dobbiamo proseguire il nostro viaggio, ci saranno un po' di difficoltà perché alcune frontiere non sono del tutto aperte per i turisti, comunque ci stiamo informando e vedremo, questo viaggio sta diventando ancora più interessante e avventuroso. Vi lasciamo un piccolo ricordo di tutti i posti che abbiamo visto in Guatemala in questo mese e mezzo. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Baby, while we're young.